Ciao a tutti, eccoci da Tokyo, puntata specialissima di Sportivi Digitali e non potevamo che farla con le ragazze del 3x3. Marcella, Giulia, Cons e Ray. Lascio la parola a Marta Pagnini che rientra da campionessa olimpica per Sportivi Digitali e intervisterà le nostre campionesse. Pensavo di mischiarmi anch'io nella squadra, ma no, in realtà no. Ragazzi, intanto complimenti e grazie per le emozioni che ci avete dato, anche della televisione, insomma, si sono sentite qualche chiaro. Vi volevo chiedere innanzitutto che cosa ha significato per voi questo mister. Per noi o per me penso che significa cosa vuol dire sognare, anche quando sembra impossibile, sembra difficile. Anche quando devi arrivare con la sofferenza a ultimo secondo si può fare e si può conquistare insieme le grandi cose e di essere qua a vivere un momento è semplicemente bella, di essere un gruppo di persone che possono rappresentare un'nazione, viene solo la parola onore e noi siamo qua stasera cercando di, comunque non siamo in campo, ma stasera stiamo cercando comunque a onorare l'Italia e siamo grata. Che cosa c'è di diverso tra un'Olimpiade e un qualsiasi altro incontro internazionale? Ma diciamo che quello che ci siamo ripetute tra noi prima di entrare in campo, prima della prima gara, è stato proprio questo, cioè il fatto di pensarla come se fosse uno dei qualsiasi tornei che abbiamo affrontato durante la nostra carriera di 3x3. È logico che comunque c'erano delle emozioni in più perché era un torneo un pochino differente e quindi soprattutto nella prima partita quelle emozioni si sono fatte sentire ed è anche secondo me giusto così, perché altrimenti sarebbe stato strano il contrario, avremmo fatto forse lo sport sbagliato. Poi però abbiamo cercato di affrontare partita dopo partita come se fossero appunto un qualsiasi torneo che abbiamo già fatto, con la stessa, se vogliamo, freddezza, un po' di cinismo e per portare a casa qualche risultato. Concludo chiedendovi adesso, archiviata Tokyo, cosa c'è davanti? Parigi! Vacanze! Sicuramente noi qua vogliamo lavorare fortissimo, vogliamo incoraggiare ogni persona che piace il basket e che gioca basket, vieni con noi a giocare, vai a fare le estati nel campo 3x3, vieni a sognare con noi e noi non fermeremo. Noi cercheremo di migliorare perché il sogno sarebbe di ripetere questo sogno fra 3 anni in Parigi, non sappiamo come andrà. Ma tu puoi essere sicuro di una cosa, che noi lotteremo. Grazie! Top. Grazie! E adesso tuffo nell'acqua! Certo!